Ciao a tutti, allora in questo video andiamo a vedere come procedere per lo smontaggio e la puritura delle sezioni per rincollare. Lavoro che io consiglio di far fare sempre a un professionista. Comunque, potete guardare, innanzitutto bisogna liberarla da tutto. Qua a forza di muoversi si era già addirittura rotta, anzi vi dirò, sono praticamente tutte rotte. Diciamo intero ce n'era uno solo, quindi come vi ho precedentemente detto, sono veramente inutili questi indolari qua, si va solo a fare dei buchi.
Come possiamo ben vedere, la colla c'è. Però in tanti punti, a causa della preverniciatura, non attecchisce. Ora noi prima di reincollarlo andremo a pulire tutti questi incastri che in questo caso si chiama tenone e in quest'altro si chiama mortasa. Rimetteremo la colla e ovviamente dei perni un po' più grossi dei precedenti. E non metteremo più nessun tipo di angolare in ferro, che è antiestetico ed inutile. Nel prossimo video vedremo l'incollaggio.